La top di oggi è ricca di amore e di nostalgia per i più o meno bei tempi passati. Rimanete con noi per scoprire quali sono le 15 migliori stregonerie a costo 2 di Magic the Gathering. E schiera tutti le Moxie e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. Non pensavate mica che ci fermassimo agli istantanei, vero? Facciamo arrivare questo video ad almeno 150 like per una prossima top e dai, venite qui con me che vi faccio godere tantissimo tutti insieme. Per le carte che vi sto per mostrare, cosa avevate capito? Numero 15, caccia al tesoro. Riveliamo carte dalla cima del mazzo finché non tiriamo fuori una carta non terra e poi li prendiamo tutti in mano. Cioè, volevo dire le prendiamo in mano, le carte. Carta che volevo citare non tanto per la forza in sé, ma più che altro per essere il motivo dell'esistenza del mazzo combo meno costoso e più giocabile della storia. Zombie Infestation. Conoscete tutti questo mazzo? Potete anche trovarne una versione qui sul canale. Numero 14, crescita inarrestabile. Una carta diventata talmente tanto iconica da aver dato addirittura vita ad uno slang nel nostro gioco di carte preferito. Ramp, rampare. Aumentare il proprio numero di terre giocandone di extra. Non potevo evitarmi di inserirla, so che ci sono carte più specifiche e più forti a questo costo, ma lei è sicuramente una tra le carte più utilizzate al mondo. Numero 13, nausea, inaridire e piroclasma. Qualcuno ha detto vratta a costo 2? Queste carte sono il meglio che abbiamo. Due bei -1/-1 a tutte le creature giocabili anche in pauper e un bel 2 danni a tutte le creature che ha sostenuto l'avanzata di Tron in Modern per anni. Calcolando la bassezza di costo, la possibilità di togliere più creature contemporaneamente non è decisamente da sottovalutare. Numero 12, brutalità collettiva. Una carta polivalente che ho deciso di includere in questa top. Può far scartare carte, togliere piccole creature o drenare vite, ma soprattutto, e ricordo, a costo 2, può essere incrementata scartando carte dalla nostra mano per farci fare più cose contemporaneamente. Oserei aggiungere che questa cosa dell'incremento è solo e soltanto da vedere come un bonus e non come un malus. Spesso è utile mandare carte al cimitero in certe strategie piuttosto che averle in mano. Numero 11, Neoforma. Carta parecchio interessante che ci permette a costo 2 di fare una mini pod. Essenziale per alcuni mazzi combo, essa ci permette di tirare dentro delle creature dal mazzo, a patto di sacrificare una creatura già presente con costo di mana inferiore di 1 ad essa. Sicuramente non una carta chissà quanto OP, ma sono sicura che il suo bel pezzettino di storia l'ha fatto. Numero 10, Shahrazad. Questa carta è in questa posizione giusto perché purtroppo non è più giocabile da nessuna parte, ma per quanto mi riguarda meritava qualcosa di ancora meglio. Mettete in pausa la vostra partita, prendete quel che vi rimane del vostro mazzo e iniziate in un'altra. Chi perderà questa sottopartita continuerà la partita principale ma con i punti vita dimezzati. Quanti di voi tra quelli che la conoscevano o che hanno capito sarebbero disposti a fare una cosa del genere? Spesso e volentieri, quando un player giocava questa carta, l'avversario sceglieva di concedere per evitare di perdere ulteriore tempo nei turni o semplicemente per noia o svogliatezza. Numero 9, Innoturak o Turac. Turak o Turac. Un giocatore a bersaglio scarta due carte. E fin qui voi direte: e beh, wow, quante altre carte lo fanno? Ma qui le scarta a caso. Il fattore della casualità può rivelarsi tanto inutile quanto fatale e decisivo per l'esito di una partita. Non per niente questa carta è da sempre e anche attualmente giocata in qualche modo. Basta averci a che fare in qualche partita per verificarne la pericolosità. Numero 8, Benedizione di Gea. Un mazzo che esiste da sempre e in ogni formato per tanto poco che si veda in giro è sicuramente Mill. Come essere sempre preparati per resistere a questa piaga? Cosa hanno in comune questa piccola stregoneria e i titani e il Drazi? Se questa carta viene messa dal grimorio al cimitero, rimescoleremo lei e quest'ultimo nel mazzo, andando completamente a neutralizzare la strategia di questi mazzi. Se la lanciamo non è comunque una brutta carta, fa rimescolare tre carte dal cimitero al mazzo e pescare una carta, ma sono fermamente convinta che basti l'ultima parte della carta per garantirle un posto in classifica.
Numero 7. Dolina, ma per gli amici single. La magia spaccaterra meno costosa di sempre, costo 2 per andare a togliere una qualsiasi landa di mezzo. Magia spacca con gli... Certo, forse il doppio nero richiesto la rende una carta poco versatile, ma se non consideriamo le terre che ci fanno fare la stessa cosa facendoci perdere anche esse stesse, non possiamo per certo trovare di meglio. Numero 6. Pirateria. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Durante il turno in cui la lanciate potete usare le terre avversarie per prendere mana e lanciare le vostre magie. Questa carta è letteralmente un test del QI. Situazione 1, avversario distratto lascia risolvere e voi avrete più mana a disposizione. Situazione 2, avversario sveglio che in risposta alla vostra spell tappa tutte le terre per prendere mana in modo da non farle utilizzare a voi. Essenzialmente questa carta vi garantirà una certa sicurezza nel turno in cui la lanciate, visto che anche se l'oppo dovesse tappare tutto, voi cambierete fase facendogli perdere tutto il mana che aveva preso e potrete giocare tranquillamente tutto quello che avevate in mente. Da questa posizione ci sono le bombe vere e proprie, non dimenticatevi di lasciare un like e ripartiamo. Numero 5. Fioritura estiva. Nota stregoneria che i veterani ricorderanno per essere la ex base di Amulet Titan in Modern, questa magia ci permette di poter giocare fino a 3 terre addizionali in un turno, regalando un boost devastante e in determinate condizioni permettendoci anche di chiudere la partita in massimo 1 o 2 turni. Come saprete un po' tutti, nonostante il ban di Summer Bloom, il mazzo continua ad esistere, anche se la botta, possiamo dirlo, la sentite come. Continuiamo a giocarla in altri formati, è una carta forte, non voglio dire rotta perché ci sono diversi fattori da valutare, ma sicuramente da inserire nelle posizioni più in rilievo di questa classifica. Numero 4. Bilancia dell'equilibrio. Traduzione del nome presa da Scryfall, eh? Carta che, al contrario del nome stesso, col passare degli anni è sempre risultata più sbilanciata che mai, permettendo di decimare o addirittura azzerare il campo a un costo molto molto basso. Cosa indubbiamente confermata dall'essersi meritata il ban in tutti i formati in cui era legale e dall'essere limitata ad una copia in vintage. Ogni giocatore sacrifica terre, creature e scarta carte dalla mano finché non raggiunge lo stesso numero del giocatore che ne ha di meno. Capite bene che con qualche trick, giocando poche terre, zero creature e riducendosi la mano, o banalmente utilizzando una Teferi's Protection prima del lancio, questa carta permette la rimozione quasi totale della board con pochissimo sforzo. Hanno provato a depotenziare la carta creando un Restore Balance, ma vi confesso che comunque ogni volta che gioco contro mazzi che riescono a giocarla in modi particolari, il senso di impotenza rimane se non si è preparati. Omega gioca un mazzo Modern basato su questa cosa da un bel po' di anni e potete anche trovare una partita qui sul canale, ma se volete un video con qualche spiegazione e dettaglio un pochino più tecnici scrivetecelo qui sotto nei commenti. Numero 3. Tutore demoniaco. Alla base del podio finalmente troviamo l'icona dei tutori di Magic the Gathering. Esso ovviamente ci permette di andare a prendere una qualsiasi carta nel mazzo e aggiungercela alla mano. Sappiamo ormai che la semplicità in queste top di solito domina le prime posizioni e ciò che ci permette di fare questa carta è appunto tanto scontato quanto rilevante. Possiamo andare a completarci una combo, cercare una terra del colore che proprio ci manca, prendere la creatura che ci serve e chissà quanto altro. Piccola citazione necessaria per Merchant Scroll, che ha seriamente rischiato di comparire in classifica, ma per non risultare poi troppo ripetitivo ho deciso di inserire soltanto il tutore più iconico di sempre. Numero 2. Incanalare energia. Conosco gente che sostiene a spada tratta che questa carta dovrebbe essere sbannata in Commander e altri formati. Ma stai scherzando? È certo, una carta che ci permette di giocare questo, o questo, o magari questo. Fino a fine turno possiamo pagare una vita e aggiungere un mana in colore. Così, dal nulla. Ancora mi chiedo quale possa essere il liquore che ha dato vita a una carta del genere, ma consoliamoci del fatto che erano altri tempi e il gioco era pensato per essere strutturato in modo totalmente diverso. Carta completamente senza senso, ma ammetto che qualche volta mi concedo qualche partita timeless per divertirmi tanto tanto con qualcosa di veramente bello grosso.
Numero 1, passeggiata nel tempo, o più semplicemente time walk. Mi rendo conto che la cosa era ovviamente scontata da inizio video, ma perdiamo questi ultimi 2 secondi per dare spazio a qualche ovvietà. Questa stregoneria costo 2 ci permette di ottenere un turno extra dopo quello corrente, facendo passare in secondo piano tutte le altre carte che ci permettono di farlo, dato comunque la media del loro costo. Ultima speranza, ci ha provato, eh? Apprezziamo l'impegno e riconosco che in certi mazzi combo particolari il fatto di poter perdere la partita a fine di esso è totalmente irrilevante, ma una carta che a costo 2 ci consente un vantaggio tale senza la presenza di alcun malus merita mani basse di trovarsi nell'Olimpo delle Power 9 e di trovarsi al primo posto di questa top migliori stregonerie a costo 2 di Magic the Gathering. Sono particolarmente contenta del video di oggi. Ho avuto come al solito difficoltà nel crearlo, sempre contando quanto il nostro gioco di carte preferito possa essere situazionale, ma ho riportato alla mente tante emozioni e tante carte di cui sinceramente mi ero dimenticata e che mi piacerebbe rigiocare di tanto in tanto. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, nel caso fatecelo sapere con un like, un commento, iscrivetevi che a 5.000 iscritti toglieremo queste maschere. In descrizione ci sono i link per tutti gli altri social, i nostri sponsor Card Trader e Ateca e ovviamente per l'archivio mistico. Detto questo, vi mando un grosso bacio. Ciao dalla vostra Moxie e alla prossima!